Sono, diciamo, una figura cangiante. Un giorno mi chiamano come attrice, un giorno mi chiamano come lettrice, e quindi sono poliedrica. Invece, un giorno la chiamata è stata diversa. La dottoressa Angela Strazzanti ha ricevuto il vostro richiamo, l'ha ascoltato, l'ha percepito, l'ha fatto suo e mi è stato raccontato, tu mi confermerai Angela, che lei ha avuto l'illuminazione, ha detto la beauty coach ce l'ho, è Silvia, perché sapeva che io vivendo 10 anni all'estero ho attivato un percorso in un'accademia a livello internazionale, che lavora a livello internazionale. L'isola di Gran Canaria mi ha ospitata per 10 anni e io per 3 anni ho fatto questa accademia di estetica, di make-up artistico, di make-up cinematografico, e di conseguenza mi sono specializzata in quello che è appunto il mondo del trucco, del make-up, e quindi Angela mi ha contattata. E allora io ho detto sì, assolutamente sì, perché avrei potuto, diciamo, mettere in pratica quello che è sì una passione, un lavoro, ma anche, e spero, una competenza. Però devo ammettere che inizialmente io non avevo compreso bene l'entità e la grandezza e la potenza di questo progetto. E per avermelo fatto comprendere, ringrazio Angela sicuramente, ringrazio te per la tua presenza, ma ringrazio Emma, che è stata la nostra fondamentalmente beauty coach, perché è stata lei che ci ha dato prima un corso, perché io lo chiamo corso perché l'ho percepito in questo modo, un corso complementare teorico, per poi ad arrivare alla vera e propria pratica, dalla sistemazione dello specchio e del pennello e della spiegazione dei prodotti, che, come ricordiamo, le meravigliose donne che partecipano al laboratorio hanno la possibilità di portarsi a casa, ovviamente in maniera totalmente gratuita, con dei prodotti che, va bene, meravigliosi. E Emma non è stata solo una persona che è arrivata e voleva darci delle indicazioni su come fare, è stata empatica, perché ci ha fatto realmente entrare in quello che è il progetto. E questa, secondo me, non è una cosa che sanno fare tutti, Emma, e io ti ringrazio perché ci sei riuscita ad emozionare ancor prima che noi vivessimo le emozioni reali. E quindi grazie, grazie veramente. Per concludere, spendo 2 parole, mi sto emozionando anche io. Per concludere, spendo 2 parole perché poi sono entrate le donne. Quando sono entrate loro, non vi nego che per un secondo il tempo si è fermato. Loro sono entrate, c'era tutto pronto sul tavolo, si sono sedute, c'erano dei sorrisi che erano accennati, si percepiva che l'energia stava cominciando a fluire. Poi la testimonianza della nostra ragazza, della nostra donna, ce lo confermerà o smentirà, non so, però quello che ho percepito io è che sì, l'energia stava cominciando a fluire, ma ancora c'era un attimo di come faccio, come mi comporto, ma non solo rispetto a loro, ma anche rispetto a me e alla mia collega Sharon, che effettivamente ci siamo ritrovate in una cosa nuova, perché per quanto tu puoi essere esperta in una cosa, ti arrivano poi queste situazioni che hanno una potenza disarmante. E invece poi, non appena abbiamo iniziato a parlare della bellezza vissuta proprio da un punto di vista molto più interno, molto più intenso, allora sono cominciati veramente dei momenti di coesione che si sono venuti a creare tra noi e le donne partecipanti, che sono state veramente straordinarie, perché vorrei sottolineare e vorrei fare un applauso alla loro forza, ragazzi. Non è assolutamente una cosa facile. Non è facile.
facile, non è facile perché tu ti guardi ad uno specchio e sei realmente nuda, ti vedi nuda. E allora noi siamo lì per colorarlo questo bellissimo dipinto che siete. Quindi vi ringrazio perché siete state coraggiose e io mi sono emozionata tantissimo. E siamo arrivati al momento finale, al momento conclusivo del laboratorio, quando abbiamo messo il pintalabio in spagnolo, mi stava venendo il rossetto, e hanno cominciato a sorridere tutte. Ah, questo sorriso è la forza, non è la forza il sorriso è la vera forza. Quindi grazie per avermi donato il vostro tempo e il vostro sorriso, e grazie per avermi scelta, perché mi sono sentita realmente scelta, perché quando succedono cose di questa potenza non puoi fare altro che sentirti una prescelta, e io mi sento così. Grazie mille, grazie mille. Io dico che niente succede per caso. Se sapeste quante cose capitano, questa associazione non è nata, è nata per caso. Ogni accadimento della mia vita sembra un caso, e io devo crederci, devo necessariamente crederci a tutto ciò che capita. L'intervento di Silvia si conclude con un rossetto rosso, e qualcuno qui